segretaria dell'ambasciatore la sta aspettando nei suoi uffici. Beh, ciao. Signorina, ai suoi ordini. Con permesso. Chi è quel cactus spinoso? È una candidata per la sicurezza. Non prenderla a male. Ma stanno assumendo un nuovo personale perché tua cugina Ninì stia alla larga. E anche per Martin, che entra e esce quando vuole. Va bene, va bene. Mi hai già detto a sufficienza, Carmen. Sì. Grazie mille. Ora devo andare a lavorare. Te ne vai? Sì, permesso. Va bene. Ci vediamo. Non sono un ragazzino che ha bisogno di un autista che lo accompagni ovunque, Tomas. Sì, certo. Ma non è per questo, è per la tua sicurezza, chiaro? No, non è per la mia sicurezza, ma per la tua. Tu vuoi avere il controllo su tutti, questa è la verità. No, bene, andiamo campione, siamo pronti! No, io vado da solo. Martin, tu vai con Nicolas, punto e basta. È chiaro? Ai suoi ordini, signore. Mamma mia! Ascoltami. Sì. Tienilo d'occhio, che non scappi, che non faccia sciocchezze, va bene? Sì, sì, tranquillo, sarò vigile, diciamo. Vai, Nicolas, vai. Sì, sì. Non sapete, è stato pazzesco vedere Martin e lì, insomma. È un posto molto speciale. Più che speciale, è pericoloso. Combattono per soldi. Sì, per i soldi o semplicemente per scaricare la rabbia. Sapete dov'è? Dove stava la fabbrica di scarpe? Sì, dietro la stazione. Sì. No, non sapete come si è difeso Martin. Sì, sì, incredibile, è incredibile. Oggi va lì di nuovo. Come, va lì di nuovo? Sì, sì. Ci lasciate soli un minuto, per favore. Sei qui. Pensavo che facessi anche colazione all'ambasciata. Quindi la tua cena era con Martin. Ieri hai cenato con Martin? No, era una cena di famiglia, con la mia famiglia e con la sua. Ero lì quando gli hai mandato il messaggio. Ah, sì, sì, è vero. Che c'è, Juan? Sofia non te li manda mai? Ti sarei sentita una regina a cena al castello. Mi hai stancato, Juan. Scusa, perdonami. Secondo me dovremmo parlare. Lo sai che per me non è facile dirti quello che sento, però... Juan, parliamone più tardi, d'accordo? Adesso devo andare. Ci metti un attimo a scaricarmi, no, davvero, Juan, ho delle cose da fare. Vediamoci dopo. Ciao. Fermati di fronte al negozio. Va bene. Non c'è problema. Ah, scusi un attimo. Non si apre. No, no, no. Aspetti. Pronto, Vicky, sono occupato. No, no, ora non posso. Ti telefono io, non è andata come pensavo. Ciao, ciao. Era la mia amica Vicky, la conosce? No, perché non mi apri? Devo scendere solo a comprare una cosa. Signor Tincio, non si deve offendere, la prego. Non sono Tincio, sono Martin. Perfetto. Mi ascolti, adesso che sarò io ad accompagnarla in ogni luogo, potremmo diventare amici, potremmo divertirci e socializzare. Tutta la gente penserà, ma che auto importante, di chi sarà, di un conte, perciò io le dico... Apri questa portiera, non mi piacciono le guardie del corpo. Neanche a me piacciono le guardie del corpo, ma i corpi sì. Che brutta battuta. Io non vorrei perdere questo lavoro. Già hanno cacciato Ninì. Ti ha detto qualcosa? Ha detto che è stata colpa mia? No, 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 non mi ha detto niente, non ha aperto bocca. È così buono. Ah, allora dille che non serve a niente essere buoni a questo mondo. Non otterrà niente ad essere così. Voglio scendere, apri la portiera. Sì. Dai, mi no, sento no, soffocare. Certo, no, non ci muoviamo da qui. Non le apro la portiera perché ho paura. Sinceramente ho paura. Poi lei mi abbandona qui, magari scappa e mi lascia da solo. Io che cosa dico a suo padre? Va bene, senti. Tanto so che nessuno si fida di me. Ecco, prendi questi soldi e mi vai a comprare delle caramelle alla menta, ok? Solo quello. No, va bene. Vada lei. No, mi fido, le do un'opportunità. Voglio fidarmi di lei in modo che si possa essere amici. Scenda! Mi puoi prestare il cellulare? Non ho credito. Devo fare una telefonata. Tanto paga l'ambasciata. Ecco, tenga. Uno dà la mano e loro si prendono il braccio. Che gioventù! No, mi devo fidare, non devo guardarlo, non devo controllarlo, devo fidarmi, devo dargli un'opportunità, ha bisogno che mi fidi di lui. Accidenti, accidenti, è scappato via! Tomas, chi lo sente adesso? Bene, vediamo, come ha detto che si chiama? Adelpha Amendola, doppia A, se lei preferisce. Doppia A, è molto carina, mi piace. Ha figli, doppia A? Risposta negativa, signorina, negativa. Familiari in vita? Risposta negativa. Ha un fidanzato o è una domanda indiscreta? I fidanzati portano solo problemi, signorina, e Adelpha non vuole problemi. Meglio così, meglio così. Ha animali? Sì, certo, signorina. Razza felina. Precisamente un gatto che però è morto nel 1900... Va bene, questo non importa. Bene, bene. Ho recepito, signorina. A me interessa che nulla la distragga dal suo lavoro. Vede, in questa ambasciata ognuno fa quello che vuole. E io ho bisogno di qualcuno che abbia l'assoluto controllo di tutti quelli che entrano ed escono. Sono stata chiara? Ho capito perfettamente, signorina. Da qui non passerà nemmeno una mosca.
Mi piace molto il suo stile. Facciamo un mese di prova. Carmen! Signorina? Prendi i dati di doppia A, per favore. Di chi? Adelpha Amendola. Ha i suoi ordini. Ah, molto bene. Signor ambasciatore, ho avuto l'onore di vederla in fotografia. Ah, molto, molto piacere. Piacere mio. Di qua, signorina, venga. Chi è? Lei è doppia A, la nostra nuova agente di sicurezza. Sembra molto severa. Beh, te l'ho detto, è per la sicurezza. Volevi una bionda, una ballerina di samba? No, hai ragione. Come stai? Ora sto meglio, ma stanotte non ho dormito bene. E sarà il caso che me ne vada a letto presto, non ti sembra? Presto, eh? Thomas! Ah, devo parlare con Martin. Martin non c'è, è uscito con l'autista. Credo si sia messo nei guai. E tu lo mandi in giro con quel ragazzino che non si regge neanche in piedi. Chissà dove l'avrà portato, magari l'ha convinto lui. Non mi stupirebbe. La prima volta ci è andato con Lola. Che strano, Nicolas non mi risponde. Questa cosa mi preoccupa. Sai dov'è il posto? Sì. Scrivimi l'indirizzo. Se quel ragazzo va in giro a creare problemi, ha bisogno di essere controllato. Non mettermi in mente altre strane idee, ti prego. Sì, va bene, hai ragione. Scusa, andiamo, ti accompagno. No, 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 è meglio se resti qui. Tu aspettami, io vado a dare un'occhiata. Torno al più presto. È arrivata una lettera per lei, signorina. Grazie. Secondo me non verrà. Io sono sicura che verrà. Ascolta, te l'ho già detto 10 volte. E te lo ripeto. Quella ragazza ti farà soffrire. Zoe! Che ci fa qui? Difendo solo mio fratello dalle streghe. Difendilo lontano da noi. Forza, avanti, dimmi tutto. Cosa? Quello che mi dovevi dire, per questo mi hai fatto venire, no? Sì, hai fatto qualcosa ai capelli? No. Ah. Dai, muoviti, non ho tutto il giorno. Tieni. Oh, il sole e le nuvole. Grazie, che carino, è molto tenero. Però è molto infantile. Ascolta, tu mi sei simpatico. Però a me piacciono i ragazzi più grandi, capisci? Tieni. Sì, sì, certo. Mi perdoni, che fabbricano qui? Bernoccoli, se ne vuoi uno avvisami. No, grazie. Che posto è questo? Mamma mia. L'unica cosa che posso darti è questa. Vediamo, vediamo, vediamo. È abbastanza nuovo. Sì, non è una gran cosa, ma va bene. Per oggi accetto questa porcheria. Sei pronto? Sì. Ora? Sì, vai. Attenzione, ascoltate tutti. Il prossimo combattimento... Godzilla... contro Martin. Per favore, fermo! Non gli fargli niente, non fargli niente, Martin! Non potete risolvere la questione parlando civilmente! Ehi, ma che fai, Martin? Ti sei portato un aiutante! Ma questo è il mio cellulare! Vattene via da qui! Fatelo fuori! Ma tuo padre mi licenzia, non lo fare! Per favore, ti prego, fermo! Fermo! Avanti, fatti sotto! Prenditela con uno della tua stazza! E chi sarebbe? Fatti sotto. Ah!
È stato bello, un periodo fantastico. Non mi sono mai sentita così felice come quando studiavo lingue. Sì, capisco. Sì. Ne conosci qualcuna? No, io a stento parlo la mia lingua, mi capisco da solo. Ah, posso insegnarti io? Io conosco bene il francese, sai? Metti la boccuccia così, mon amour. Nicolas, dobbiamo chiamare Nini, il nonno sta male. Che? Anche se Fao dice assurdità, voi assecondatelo. Che dice? No. Non ha detto niente, ha detto solo che hai avuto un piccolo mancamento, ma che starai bene. Ma come? Io sto benissimo, signora. Signora? Signora. Ah, dopo scriviamo la letterina a Babbo Natale, Enimi. Che? Lui è convinto che lei sei io. Se tuo padre mi fa chiudere il club, sono nei guai. Non voglio mettermi in mezzo. Ah sì? Vediamo se riuscirai a toglierti dai guai in cui ti sei cacciato. Deve scusare questa nostra piccola riunione familiare, però sua moglie ci ha concesso di fare una piccola pausa. Mia moglie? Sì. Grazie, molte grazie. La sai una cosa? Io vivo nel tuo riflesso, vita mia. Vita mia? L'hai chiamata vita mia? Cars riding nowhere, spending someone other's pay. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. Runaway home, runaway home, we're going home. Hai visto che cosa ha fatto Nini? In 2 minuti ha creato per il nonno un mondo parallelo. È stata una cosa molto... commovente? Sì, commovente. Tutta la situazione mi ha commosso, è stata fantastica. La situazione? O lei ti ha commosso? Chi è Gordo? Il mio capo. Che pensavi? Io sono una semplice pedina, amico. Se sbaglio qualcosa, mi distrugge. Senti, tu mi hai messo nei guai e tu mi aiuterai ad uscirne. L'ambasciatore ha paura che io rovini la sua festa e quindi ha mandato te a spiarmi, a tenermi d'occhio, a controllarmi, no? No, 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 non mi manda nessuno. Quello che ti sto dicendo, te lo dico con sincerità, Nini. È la verità. Tu hai ragione, devi continuare ad essere così come sei, semplice. È il tuo pregio più grande.